Io parto da una questione politica, condivido molto quello che diceva Casadio, perché prima di tutto viene la politica, dove andare la visione. Su una cosa, secondo me, dobbiamo essere chiari tra di noi. Io non credo che stiamo facendo, e non era nel nostro manifesto, potere al popolo come formazione comunista. È una formazione in cui ci sono molte comuniste e comunisti. Io sono comunista, notoriamente, molti di voi. Ma credo che se abbiamo fatto potere al popolo è per coinvolgere milioni di persone che per una serie di motivi che a noi non piacciono, ma non si dicono comunisti, ma appartengono alle classi popolari, alle classi lavoratrici, e noi vogliamo rimettere insieme per lottare insieme. Questo è fondamentale per capirci, perché è anche la differenza tra piccoli gruppi che ci sono in questo paese di super comunisti, e io li lascerei dove stanno, e chi nel resto d'Europa è riuscito a costruire dei progetti che sono tornati a essere di massa, cioè a parlare a milioni di persone. E io personalmente sto partecipando e ho proposto all'inizio insieme ai compagni dell'OPG, di Eurostop, di Sinistra Anticapitalista e tanti che non avevano nessuna tessera di partito, per fare una cosa che parli a milioni di persone, perché io penso che questo è il nostro obiettivo, perché penso che le cose che noi proponiamo sono nell'interesse di milioni di persone. C'è una cosa a cui io sono contrario, poi, a fare la caricatura dei movimenti e delle forme imperiali di riorganizzazione della politica. Il Movimento 5 Stelle vota il portavoce, lo vota il PD alle primarie, a me non è che mi ci impicco, ne discuteremo, eccetera, però è una cosa che non mi convince, perché è il modello leaderistico che noi contestiamo, e tra l'altro contestiamo anche nella nostra battaglia contro il presidenzialismo nella difesa della Costituzione. E il leaderismo è lo strumento attraverso cui è passato il messaggio di ricostruzione della politica nella testa della gente su basi antidemocratiche. La gente parla dei leader, non parla di politica. Lo sforzo nostro è reintrodurre invece e reinsegnare alla gente a discutere di politica e a ragionare in termini di classe. Quindi è una discussione da fare, non è che ce l'abbiamo menata. Per quanto riguarda il metodo del consenso, il 51%, io ovviamente non ho, appartengo a un'organizzazione che credo che non abbia bisogno di quote dentro potere al popolo. Invito a ragionare su una cosa. Uno, diceva il presidente Mao, che le minoranze vanno rispettate perché spesso la verità è dalla loro parte. Quindi noi dobbiamo trovare le forme per fare sì che le componenti che ci sono culturali di organizzazione, le forme con cui lo faremo, io in sintesi non vorrei che il potere al popolo diventasse un altro, anche se lo chiamiamo partito, partito in cui ci si spacca la prima cosa, e vorrei che le compagne e i compagni imparassero come abbiamo fatto in questi mesi, come abbiamo fatto in questi mesi, a trovare la soluzione che fa sì che tutti quanti marciamo insieme. È una questione, prima ancora che di regole statutarie, su cui poi democraticamente decideremo, è una questione di cultura politica, perché uno dei motivi per cui la gente non ci dà più retta è che la galassia a sinistra del Partito Democratico è un pulviscolo che non conta un cazzo in questo paese. E questo tra i proletari, giovani o anziani, conta tantissimo. Concludo sull'ultima cosa. È brutto poi essere 49 e sentirsi dire tu non conti niente, lo dico perché io non sono di Sinistra Anticapitalista, non sono neanche di un collettivo, sono di quella che tendenzialmente è l'organizzazione tra quelle che aderiscono al potere popolo e partecipano più numerosa, insieme ai compagni di Eurostop e dei sindacati di base. Quindi non devo tutelare, lo ripeto, nessun elemento di riserva. Io invito a un ragionamento di cultura politica su cui noi dobbiamo riflettere, perché noi dobbiamo costruire in questo paese l'alternativa che in questo momento manca. È una responsabilità di tutti. Io lascio a quelli come Rizzo immaginare di capitanare super partiti comunisti. Io non gioco a questo gioco, non organizzo truppe cammellate, non organizzo placche, vengo nelle assemblee a discutere con compagni e compagni che stimo, con cui
mesi fa mi sono incontrato e insieme abbiamo deciso di costruire il progetto di potere al popolo. Io l'impegno che ho assunto quanto gli incontrati lo manterrò fino all'ultimo minuto, spero che sia mantenuto da tutti, perché abbiamo una responsabilità in questo paese enorme. Se non lo facciamo noi, non lo può fare nessun altro, soltanto noi.